Questo programma è offerto da S&L Trasporti, via Fiumara 3, Genova. Buonasera, bentornati con Dilettantissimo anche questa sera, puntata schioppettante, 13 servizi, 14, 15, insomma le abbiamo le rotanti, il tempo è sempre meno perché giocando le partite alle 18 un quarto d'ora meno lo abbiamo, più le righe da tracciare per il Verona, ma non perdiamo ulteriore tempo e passiamo subito agli ospiti. Abbiamo un allenatore del Molassana, abbiamo un giocatore del Molassana, un giocatore del Via d'Acciaio, il direttore sportivo generale o quello che si voglia del Little Club e il portiere. Oltre che il nostro collaboratore. Andiamo quindi con la presentazione con Giulia Bartolo. Allora, come hai detto tu, abbiamo Luca Orero, Jesse Adamoli, Tommy Imperato, Davide Sighieri e Gerry Meledina. Bene. Solito insomma, vengono tutti quando vincono, io ho perso 4-1, vedi che. Però ti dico una cosa, io Sighieri l'ho convocato una settimana fa, lui mi ha detto vengo. Perché vinco? No, sarei venuto lo stesso. A prescindere. Sì, sarei venuto lo stesso. Confermo. Ecco, poi ne parleremo di. Insomma, tanto andiamo subito con un servizio. Andiamo a vedere la festa dell'Arenzano, c'è la macchia, ieri Simone Maggi, anzi Vantieri, la festa che era di Natale, è stata posticipata eccola qua. Simone Maggi lì ad Arenzano ha presentato appunto con tutta la scuola calcio dell'Arenzano. Arenzano che oggi, tra altre cose, già che è cravata Simone, fa davvero impressione. Per noi che lo conosciamo. Eccolo qua, è una bella presentazione ad Arenzano. Poi c'è da parlare anche sempre con le immagini del servizio che riguarda le finali di calcio di giovanile, che riguarda il Baiardo, anzi appena abbiamo l'opportunità con la regia dove troviamo Mario Lattanzio e Sergio Bisi, andiamo a vedere il servizio della presentazione, insomma eccolo qua il buon Simone Maggi che salutava tutti. Appena abbiamo la possibilità andiamo a vedere quindi il servizio delle finali del campo del Baiardo, che so, Giulio Evaldi, poi parleremo anche delle promozioni Girone B, quello che sta succedendo, quello che potrà accadere, che ancora non sappiamo. Bene, rientriamo in studio dopo queste immagini di copertura e andiamo a vedere il servizio che riguarda appunto il Baiardo, le finali dei campionati giovanili. Ci tengo a dire che sì, io sono un po' quello che coordina il tutto, però le persone impegnate qua sono veramente tantissime, no? Dagli addetti agli spogliatoi, al bar, al ristoro, il campetta 5, le biglietterie, insomma, quindi è uno sforzo veramente totale della società. I numeri sono importanti, qui al Torneo dell'Epifania abbiamo 70 squadre di 23 società diverse. Stiamo giocando, oggi alla conclusione saremo a 168 partite, quindi ecco, una cosa importante, il campo è veramente bellissimo, il terreno è fantastico, i ragazzini si divertono un mondo. Quindi. Appena finito questo ci metteremo subito in moto per l'Angelo Rosso, che sarà più o meno dal 25 aprile al 10 di maggio. E ci sarà anche contemporaneamente il torneo internazionale, quindi con un impegno veramente grosso, lì superiamo anche le 100 squadre, quindi però è una cosa bella, la portiamo avanti con piacere. Sono venuta direttamente qua dopo la nottata, è stata una 10 giorni di festa, un seguimento di Natale, penso che anche le famiglie siano state contente di portare in queste feste di Natale i loro figli qui da noi. Ringrazio tutti, ringrazio soprattutto i volontari che hanno dato una mano al ristoro, al bar, in biglietteria, ad arbitrare in tutto questo tour de force. È stata una bella festa per tutti e ringrazio ancora oggi la finale, spero che venisca tutto bene, grazie a tutti. Nazionale, premio Gambaro, abbiamo un pochettino di impegni ma non voglio svelare ancora niente. Ringrazio tutti, aspetto tutti qui da noi al Baiardo. Abbiamo visto il presidente del Baiardo, formato Befana,
Non me ne voglia la presidentessa, ma andiamo avanti con i risultati di quest'oggi. Partiamo quindi dal calcio a 5, la CDM che perde anche in questo turno. Andiamo a vedere qua i risultati. Color Pescara, Real Rieti è finita 2-5, 9-0 per Cyber Telaniene e Lynx Latina. CDM Genova, come hai detto, perde col signor Prestito CMB per 3-7, Feldieboli, Sandro Abate Avellino è finita 6-4, Cofi Petrarca, Acque Sapone 2-6, stesso risultato per Caos Mantova, Pesaro, Meta Catania, Todis Lido di Ostia è finita 4-1, 1-5 invece Real Arzignano, Camedosson. Andiamo a vedere che l'Italia Pesaro è prima con 42 punti, l'Acqua Sapone secondo con 41, la CDM rimane in zona salvezza davanti ad altre quattro squadre, ma con pochissimi punti di vantaggio, mentre nel passato era messa sicuramente meglio. Andiamo a vedere quindi quello che è successo in terza categoria, risultati e classifica sempre grazie a Sara Grappini e Alessia Bianchi che raccolgono per noi i risultati in settimana. Certo Bosco 1-4. 1-4 Gringos Boccasena è finita 3-0, la resistente Multedo B è finita 4-0, Nuova Valbisagno Dinamo Santiago 2-5, San Giovanni San Pietro 0-1, Savignone Borzoli B è finita 4-3, ha riposato il Chase. Classifica in testa vediamo il San Pietro con 22 punti in una partita in meno, la resistente seconda con 20, il Don Bosco terzo con 19, Savignone 14, via le altre. Nuova Valbisagno Boccasena in fondo alla classifica con 3 punti, non in classifica Borzoli via molto. Borzoli avesse la possibilità di giocare, avrebbe 18 punti, ci giocherebbe il campionato. Andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria, girone E, girone di Chiavari, dove il Valle era in testa alla classifica, ma dopo questo turno ecco cosa è successo, ha vinto per 2-0, quindi rimane in testa alla classifica. Sì, Atletico San Salvatore Panchina è finita 1-1, Borgo Rapallo, Atletico Casarza 4-1, Cornia Moneglia 6-0, Merello United Valle 0-2, Rupinaro Sport Carasco 3-1, San Lorenzo Mocconesi 3-2, ha riposato il Segesta. Riposato Segesta, in classifica possiamo vedere il Valle guida con 32 punti, il Cornea con 27, l'Atletico Casarza, il Borgo Rapallo sono tutte lì a distanza di un punto, in coda chiude il Mocconesi con 4 punti. Andiamo a vedere quello che è successo in seconda categoria, il girone C come Como, quello del domenica mattina dove c'era il big match contro il Pieve Ligure che vince, ma c'era il Borgo Incrociato e contro l'Apparizione, ma andiamo a vedere gli altri risultati. Gli altri risultati sono Atletico Genova Montoggio 0-2, Bavari Davagna 2-3, Borgo Incrociati Apparizione 0-2, Crocefieschi Cornigliano 1-4, 3-1 per Pieve Ligure Voltre 87, Ravecca Vegato 0-1, Vecchio Castagna Lido Square 2-2. Esordio vincente quindi per il buon Tommaso Imperato che vince tutta la sua squadra, Apparizione guida con 32 punti, segue il Pieve con 30, l'Atletico Genova 27, con la sconfitta rimane un pochino attardato, Lido Square 25, Davagna 23, Vecchio Castagno 22, via via le altre, chiude il Ravecca con 5 punti assieme al Bavari che ha una partita da recuperare. Andiamo a vedere quindi il servizio che Tommaso Imperato ha ripreso per noi, il Vecchio Castagna che è l'Atletico quarto. L'Atletico quarto, quindi mi sono perso un pezzo. Andiamo a vedere il girone D del sabato pomeriggio dove abbiamo l'Atletico quarto. Atletico quarto che vince 1-0 contro il Ponte Carega nel big match. Esatto, poi abbiamo Bolzanetese Cornidianese che è finita 2-2, Genovese Boccadasse Carignano 0-3, Granarolo Rossiglionese 3-0, 1-1 per Masone Mele, 4-1 Old Boy Rensen Casellese, stesso risultato per Sporting Kezmaia e Campo Ligure. Derby tra Masone Mele finisce 1-1, derby d'alta classifica, quindi lo Sporting Kezmaia guida con 28 punti assieme alla Cornidianese che però deve recuperare una partita che si recupererà il 22 di gennaio. Il secondo tempo dove la Cornianese stava perdendo 1-0 contro, se non ricordo male, il Masone che deve recuperare due partite in coda, chiude la Casellese con 4. Noi andiamo a vedere il servizio di Tommaso Imperato che riguarda la sconfitta nel Ponte Carrega per 1-0 contro l'Atletico quarto. Andiamo a vedere quindi il servizio. Atletico quarto contro Ponte Carrega, il Monsignor Sanguinetti di quarto alto, la prima occasione per De Ferrari che con il destro manda alto, si allunga poi il pallone Lutero e scappa via ma scivola in area di rigore Torre che evita il gol dello 0-1, ci prova per l'Atletico quarto Villa ma il suo destro termina a lato, lo stesso Villa crossa nel mezzo al minuto 15, stop in area di rigore di De Ferrari che si gira e con il destro trafigge Sicari, gol del numero 11 dell'Atletico quarto per l'1-0 dei padroni di casa. Rivediamo con le immagini De Ferrari che riesce a girarsi e a depositare in rete. Vicino al raddoppio l'Atletico quarto con Morini su corner che però non riesce ad indirizzare la palla verso la porta e direttamente su rinvio del portiere Sicari che c'è l'occasione più grossa del Ponte Carrega nel primo tempo. Sanna col destro però manda a lato.
Allora, l'Atletico quarto prova e può andare sul 2-0 grazie a questo calcio di rigore concesso dal direttore di gara. Dal dischetto va Guglielmoni, che si fa ipnotizzare da Sicari. Si rimane sull'1-0, ghiotta occasione divorata dall'Atletico quarto. Allora prova ad approfittarne il Ponte Carrega, ma Lutero davanti a Torre calcia troppo debolmente. Nella ripresa il Ponte Carrega rimane in 10 per l'espulsione di Apicella, ci prova però con Sanna, il suo sinistro dalla distanza non trova la porta, trova invece il calcio di rigore il Ponte Carrega per questo contatto di mano in area di rigore. Della battuta si incarica Sanna, che però sbaglia il secondo rigore di giornata. Da qui la partita diventa molto nervosa, un battibecco tra gli allenatori delle due squadre, viene allontanato mister Sarpero del Ponte Carrega. L'Atletico quarto ha l'occasione per chiuderla con Accardo, il suo sinistro è potente ma Sicari dice di no. La partita finisce decisamente male perché Gulli viene espulso per questo brutto fallo su Richelmi, si scatena un parapiglia, il signor Moltini da Genova opta per far finire la partita. Dopo 5 minuti di recupero il Ponte Carrega frena, l'Atletico quarto ora vede i playoff. Bene, eccoci rientrati, quindi rapidamente andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria girone A, dove anche qui il campionato è molto avvincente, sono 5 squadre in 3 punti, l'Altarese vince, fa 1-1 contro l'Aurora Calcio. Altarese, Aurora Calcio appunto finita 1-1, Andorra Borghetto 1-2, Baialassi Aquiliano 2-2, Carlins Boys Olimpia Carcarese 2-3, Millesimo Le Timbro 0-0, Soccer Borghetto Don Bosco Valle Closa Entemelia finito 0-1, Speranza Pontelungo 0-0. La classifica, come detto, è molto corta in testa, andiamo a vederla, eccola qua, Pontelungo 26, Speranza 22, Altarese 21, Aurora Calcio e Carcarese appaiate a 20, Soccer Borghetto e Baialassi 19, insomma tutte le squadre sono a pochissimi punti, a parte Pontelungo. Peraltro Pontelungo, le prime quattro sono scontrate fra di loro e hanno pareggiato tutte e quattro. Andiamo a vedere invece il girone di, quindi lato opposto, eccolo qua, dove anche qua è testa molto molto combattuta. Casarza Ligure, Sarzana Calcio finita 0-1, 3-3, Castelnovese Pegazzano, Beverino Borgo Focemagra finita 2-2, Riccole Rondini Follo San Martino 0-3, Sporting Club Aurora Taro Sarzanese 2-1, San Lazzaro Arcola Garibaldine finita 1-3, Maro L'Acqua Santa Caperanese è finita 2-2. Perdono in testa la classifica la Taros Sarzanese, che rimane a 24 punti, la Caperanese pareggiando si porta a 25, l'Aurora vincendo appunto contro la Taros si porta a 23, la Marola Acqua Santa ne approfitta e appunto le tallona. Praticamente nel giro di 2 punti troviamo la bellezza di 4 squadre, se ne mettiamo 3 addirittura troviamo 7 squadre in un giro di pochissimi punti. Andiamo a vedere quello che è successo invece nel girone B, dove la Superba, la capolista, perde in casa davanti Casassa. Abbiamo servizio del nostro Fabio Lograsso, il giovanissimo nostro collaboratore, che ha ripreso il mic match di giornata. Lampi che vince per 2-1 contro la Superba. Esatto, gli altri risultati sono Cogornese Cella 2-0, Multedo Bargagli 1-1, Murangeli Sori 0-2, San Zilerio Olympic 3-1, 1-1 San Quirico Caderissi e Toriglia Mignanego, Voltrese a Ciassetta è finita 7-0. Finita quindi la Voltrese della caduta della capolista Superba, e in testa alla classifica si porta assieme a Lampi, che guida con 31 punti, segue la Superba con 29, Multedo a 28, subito dietro. Quindi queste quattro squadre nel giro di 3 punti si giocheranno fino a questo punto il campionato. Il Bargagli, che è la mina vagante, a 23, Sori e Mignanego, Sori che sta facendo un bel campionato, Mignanego a 21, Caderissi 20, chiude la Ciassetta con 5 punti, in Torriglia a 11 è la penultima classifica. Qua si giocherebbero ancora i play-out, perché il Murangeli e l'Olimpica hanno 17 punti, il Torriglia ne ha 11 e il Cogornese Cella si giocherebbe tranquillamente. Andiamo a vedere quindi il servizio di Fabio Lograsso, che ha ripreso per noi questo big match di giornata. Il sogno è quello della promozione, che per i biancorossi dell'Ampi Casassa manca da tanto tempo, mentre un fresco ricordo per la Superba dopo la mancata qualificazione nei playoff. Il campionato è ancora lungo, ma oggi una tra le due contendenti potrebbe agganciare o mantenere il primo posto. Intanto gustiamoci il match, che si prospetta caldo e combattuto. È tutto pronto, l'attesa è finita, si comincia con un primo possesso Superba. Partono a mille i padroni di casa con un missile di Vincolelli. Rispondono poco dopo gli ospiti con un tiro dal limite, ma Bernini si tuffa e para.
Al sesto minuto, cross dalla sinistra, stop di Vio e la gira col sinistro sul secondo palo. Subito in vantaggio l'Ampi con il loro giovane bomber che ritrova il suo sesto gol. Due minuti più tardi, Mincolelli la butta in mezzo e Lograsso spreca un'occasionissima di testa. Al quindicesimo minuto una punizione magistrale di Arrivieccio toglie le ragnatele sotto l'incrocio dei pali e pareggia i conti. Ampi 1, Superba 1. Vediamo rallentato il super gol di Fabio Arrivieccio. Il primo tempo si chiude con un tiro di Cilia parato da Bertulessi. Nel secondo invece la Superba parte con una conclusione, però troppo innocua per Bernini. Al minuto 14 la palla precipita sui piedi di Lograsso, testo e palla fuori di poco. Alla battuta dei calci d'angoli va lo stesso Lograsso, che prima mette una bella palla per Cilia, l'azione successiva la mette per Hanuman, stacca di testa e la palla colpisce il braccio largo di Mineo. Per l'arbitro Rodio di Genova non ci sono dubbi e fischia il penalty in favore dell'Ampi al minuto 45. Inutili le proteste della Superba perché la Moviola conferma la scelta del direttore di gara. Si presenta dal dischetto Trocino, va col sinistro e incrocia perfettamente spiazzando Bertulessi. Terzo centro in stagione per il numero 5 biancorosso. Al quinto e ultimo minuto di recupero, la Superba ha l'ultima chance da calcio piazzato, ma Matera sfiora il gol che avrebbe cambiato le sorti del match e chi lo sa del campionato. Il big match del sabato pomeriggio finisce 2-1 a favore dell'Ampi che torna a capolista insieme alla Voltese. Onore al merito ad una combattiva Superba. Allora, volevo fare i complimenti vivissimi a Fabio Lograsso come giovane nostra promessa, un classe 2003, e complimenti a Fabio Lograsso, ha fatto un gran bel servizio con le immagini puntuali, è chiaro che poi dopo quando lo vedi dici proprio un bambino, quindi grazie a Fabio, veramente bravo. Andiamo a vedere quindi quello che è successo in prima categoria, girone C, dove non conosce soste il Borzoli che vince anche quest'oggi per 2-0 a Prato, Fegino San Piero d'Arenese 2-2. Gli altri risultati sono proprio un tedesimo, Città di Cogoleto 1-2, Progetto Atletico San Cipriano 1-3, 4-2 per Riese Borgoratti, Ruentes Nuova Regina 3-0, San Bernardino Calvarese 2-0, Vecchia Audace Campese finita 4-1. Vince il Borzoli, non molla San Cipriano, quindi in testa troviamo il Borzoli che ha punteggio pieno, 15 partite e 15 vittorie, sì, San Cipriano con 40 punti e solo secondo, e le altre fanno un campionato a sé, la Ruentes con 30, Riese 27, via via le altre, chiude la Calvarese con 12 punti, Calvarese da cui arriva il portiere che gioca con il Molassana, quindi poi parleremo anche di questi aneddoti. Andiamo a vedere quindi il servizio che riguarda il Bordoli che vince 2-0 contro il Prato, il servizio, anzi le immagini sono di Simone Ferrandi, il montaggio di Simone Maggi, andiamo a vedere com'è andata. È un Borzoli a calcio di record quello impegnato nell'ultima di andata di prima C in casa del Prato, uomini di Valmati già campioni d'inverno ma con un record da inseguire, gara che si rivelerà più complicata del previsto rispetto della prima occasione del match che coincide col vantaggio ospite, coincide soprattutto con la 24esima rete in campionato dell'irrefrenabile Michele Colella. Il quarto minuto, l'azione in verticale, l'assist di Bertulla, ma di qui in poi il Prato mette in serie difficoltà la capolista già al decimo, al tredicesimo e al quarto d'ora con Della Giovanna. Un primo tempo di insolita marca locale con occasione clamorosa per Tabiolati su errore di Calizzano e sul finire di frazione con la conclusione di Della Giovanna fuori di pochissimo. La ripresa sembra tornato al Borzoli di sempre perché gli uomini di Valmati contano subito due occasioni da rete con Colella che sbaglia il più classico dei suoi gol e con il colpo di testa di Bertulla alto, ma poi il trend cambia col Prato che crea occasioni ma sbatte su Calizzano. Il vice Briola dice di no a Dangotti prima e poi dopo l'espulsione per doppio giallo di Pugioni nega il gol anche a Tabiolati. L'ultimo quarto d'ora addirittura di forcing per i padroni di casa, anche perché Colella spreca di nuovo su invito di Scalzi la sliding door della gara e arriva a cavallo del 44esimo perché prima c'è l'ennesimo intervento di Calizzano a negare il pareggio ad Angotti, poi Scalzi decide che è il momento di fare calare i titoli di coda sulla gara e al termine di un cost to cost dalla propria fino all'area avversaria serve Colella che torna ad essere letale dopo un'oretta di letargo. Sono 26 per il miglior marcatore del girone e dei gironi sono 15 su 15 per gli uomini di Valmati che concludono un girone con percorso netto, anche se quanta fatica per battere questo Prato.
Bene, adesso possiamo prendere un attimo di respiro, ci introduciamo in promozione Girone A, andiamo a vedere i risultati, così poi rientreremo col servizio e faremo dei commenti con i messaggi che stanno arrivando e con i nostri ospiti che finalmente riusciamo a far parlare. Il Sassestresi vince 2-0 contro Legge in trasferta. Si può più sentire parlare solo noi, esatto. C'è la Ligure Varazze Don Bosco è finita 0-3, come hai detto Legge in Sassestresi 0-2, Luanesi Camporosso 1-2, 3-1 per Praese Bragno, Serra Ricco Danese Golfo e Taggia Renzano, 1-3 Ventimiglia Ceriale, Via dell'Acciaio Veloce, è finita 1-0. Classifica vede in testa sempre il Taggia con 36 punti, uno di vantaggio sulla Sestrese, ma è una partita da recuperare contro il Serra Ricco, per quel famoso caso di cui abbiamo parlato prima di andare nelle feste natalizie. La Sestrese segue con 35 assieme al Varazze, Via dell'Acciaio è la rivelazione di questo campionato, abbiamo qua Orero con 25, Renzano e Dianese Golf 24, Parese, Bragno 23 assieme a Serra Ricò che deve recuperare la partita contro il Taggia, Ventimiglia Ceriale 21, Legino 17, Celle Ligure 16, Camporosso 12, Veloce 11, chiude la Luanesi con 3 punti ai quali faccio comunque complimenti per il fatto che continua a onorare il campionato nonostante le difficoltà economiche che stanno incontrando la squadra rosso-blu. Andiamo quindi a leggere qualche messaggio. Sì. Orero, un grande capitano, un ottimo giocatore, ma soprattutto una persona fantastica. Complimenti ai miei amici Meledina e Sighieri per la vittoria di oggi. Questo scrive Pecoraro. E poi ciao Jesse, tanti saluti da un ormai vecchio Alessio Doga. Quindi messaggi per tutti i nostri ospiti, tranne per Tommy, ma noi, per noi non ce ne arrivano mai. Io volevo chiedere ad Orero, c'è un po' la rivelazione di questo campionato. Da dove arriva il vostro segreto di questa praticamente campionato che da neopromossa, con difficoltà, tra virgolette, all'inizio a trovare qualche... Invece state facendo un gran campionato. Sì, beh, diciamo che all'inizio abbiamo avuto un po' di difficoltà perché eravamo una squadra tutta nuova, è una squadra comunque neopromossa dove rispetto... all'anno precedente i giocatori ne erano rimasti pochi, quindi ripartendo da zero si possono incontrare delle difficoltà. Poi il gruppo, tutti i ragazzi, lo staff, il mister Pecoraro, il mister in seconda, Vacca, Barillaro, sono tutte brave persone, preparate e che comunque ci mettono grande passione, come tutti noi in fondo. E siamo riusciti a far quadrare un po' le cose e siamo riusciti poi a trovare continuità anche nei risultati. Questo gran bomber anche? Abbiamo... sì, quale? No, non lo sa. Sì, 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 beh, certo. E, vai, tutti i ragazzi, insomma, diciamo che non c'è nessuno nella nostra squadra che possa risolvere le partite da solo. Siamo una squadra che riesce a esprimere un buon calcio, dove tutti quanti, insomma, sono andati a segno. I giovani sono giovani, secondo me, forti, che non è facile per una società che non ha un settore giovanile. E quindi io credo che alla fine la posizione che abbiamo sia meritata, non sia una rivelazione, sia perché comunque i giocatori di valore ci sono, tanti giocavano nella Rivarolese, quindi una squadra forte, però certo che il campionato è ancora lungo e se continuiamo a mantenere questa voglia, questa continuità, le qualità ci sono, quindi possiamo rimanere lì. Ovviamente se poi molliamo un po' la situazione, certo, potrebbe cambiare. Noi andiamo in pubblicità e rientriamo con il servizio di Ventimiglia Cella, Franco Rebaudo, le immagini, il montaggio del solito Simone Maggi. Nel campionato di promozione la prima giornata del girone di ritorno mette di fronte il Ventimiglia e il Ceriale, due formazioni che nella prima parte di stagione hanno ottenuto risultati altalenanti e che sono alla ricerca della giusta continuità. Nel Ventimiglia pesano tre assenze importanti, una per reparto, Eugeni Leggio e Bomber Salzone non saranno della partita. È rinnovato Ceriale a iniziare al meglio la gara con veloci ripartenze, mette ripetutamente in difficoltà le traguardie di casa fino al gol che sblocca la partita e che giunge al minuto 22 per merito di Donà, che ha imbeccato da Antonelli ma in posizione decisamente dubbia, trafigge Scognamiglio. La reazione dei padroni di casa non produce effetti e 5 minuti più tardi gli ospiti raddoppiano con Sfignari che salta un paio di difensori e praticamente dalla linea di fondo mette in rete sul primo palo. Il Ventimiglia si scuote solo nella ripresa e al 50esimo accorcia le distanze con un bel colpo di testa di scappatura su cross del solito Ventre. I Granata premono sull'acceleratore, 2 minuti dopo sfiorano il pari con Gallo che stacca bene di testa ma mette incredibilmente fuori di un niente, ci prova ancora scappatura con una gran botta dei 20 metri ma Scola risponde da par sua col padrone di casa decisamente
chiaramente proiettati in avanti, si spalancano delle praterie per le ripartenze ospiti e su una di queste al minuto 65 Gianmarco Insolito mette la partita al sicuro realizzando la solita rete del 3-1. Il Ventimiglia non molla, continua ad attaccare con grande cuore, ma l'esperta difesa ospite concede poco o nulla e alla fine i tre punti se li prende mister Biolzi ed il Ceria l'aggancia al Ventimiglia al decimo posto in classifica. Bene, questo è quello che è successo a Ventimiglia, una partita interessante per il Ceriale, un Insolito che è un giocatore secondo me di una categoria superiore, visto che c'è la gradinata del Ventimiglia che è inagibile. Dove è caduta Batucco l'anno scorso? Ora mi ammazza Mario. Parte questa introduzione per fare gli auguri a Mario Batucco che oggi compie gli anni. Tanti auguri, director. La gradinata Batucolo, a cui facciamo gli auguri per il suo compleanno. Ovviamente ci permettiamo di scherzare con Mario perché sicuramente domani ci tirerà le orecchie. O forse anche adesso, tra arrivano poco. I messaggi. Sì, Sighieri, complimenti al mio giocatore preferito Sighieri e anche a Matteo Biancato che all'esordio con il Riva Samba ha vinto segnando il gol partita Stefano Conti. Abbiamo le immagini anche di eccellenza, non abbiamo tantissimi servizi, ne abbiamo circa, mi sembra 6 su 8. 6 su 8 quindi. Dai, non tirartela. E poi da quando a Molassano è arrivato Sighieri e il fidanzatino di mia nipote è sottoscritto tifa rossoblu, dai Franini che ci salviamo, Gino Grasso lo scrive. Allora è rosso azzurro, bisogna dire a Gino di mettere a posto la cromaticità della sua. Anche perché non chi è questo qua? Simone, te lo dico io. Bene, allora facciamo, finiamo il discorso con Orero, quindi tu le hai viste un pochino tutte in questo girone d'andata, chi è la squadra che ti ha impressionato di più? Ma diciamo che il Taggia è la squadra che ha più, che ha una rosa più completa. Secondo me quest'anno, a differenza di altri anni, negli 11 non c'è una squadra nettamente più forte delle altre, che magari gli altri anni c'era. Poi vabbè, le tre che stanno lì, secondo me hanno qualcosa in più a livello di 15-16 giocatori che sono tutti bravi. Poi c'è un gruppo di 6-7 squadre, secondo me, che hanno qualcosina in più rispetto alle altre. E poi quelle che stanno sotto, bisogna vedere se siano rinforzate o meno, questo non lo so. Però, voi dove vi collocate a centro classifica? Sì, io credo che siamo con quelle, possiamo competere con quelle squadre Serra Ricò, quelle squadre lì che secondo me sono squadre attrezzate. Magari non abbiamo, comunque essendo neopromossi, non abbiamo la completezza che può avere un Taggia, un Varazze, comunque sono diversi anni che fa la categoria, e la Sestrese, che comunque, però secondo me lì ci si può stare, insomma. Promozione girone B. Prima tanto di... ci sono un po' di messaggi sì. Per Orero, sono un po' scherzosi, ma dicono allora, quanto generale. È bello Orero, un po' meno Sighieri, un saluto a tutti e due da Barillaro, preparatore dei portieri del Via dell'Acciaio. E poi Orero è il giocatore più bello della promozione Ligure, ciao Davide e Geri da basta, Mauro. E poi da Marta e Simona pure scrivono Orero è il giocatore più bello. No, è la lampada. Questo scrivono, ma sono messaggi anche un peraltro po' scherzosi. Peraltro posso dire che anche tanto. Adesso. Anche un ragazzo no? Quelle lì erano ragazze. Sì, ma c'è un'immagine strana, non si è capito. Marta e Chiara. Diamo il numero di telefono poi. Complimenti anche per il fluente italiano che parli. Andiamo a vedere quello che è successo in promozione girone B. E non è da tutti. Comunque. No, non tu. Lui. Okay. Gogliasco San Margheritese 4-4. 4 con... Canimare Levanto 0-0. Colli Ortonovo Valdivara 1-0. Don Bosco Spezia Marassi 1-1. Gogliardi Capolis Forze Coraggio 0-2. Little Club James Magra Azzurri è finita 1-4. Valle Scrivia Golfo Prolecco Camoglia Avegno è finita 1-2. Ha riposato il canaletto. Bene, da dire. Riposato il canaletto, mi sembra un'affermazione, non ha riposato. In teoria doveva giocare contro Real Fieschi, ma ancora non si sa. Cioè, ma è stata rinviata la partita o non si è presentato il Real Fieschi? Cioè, allora, noi qua abbiamo, allora, qua bisogna fare... Cioè, non anticipare. Allora, non mi anticipare i temi della puntata, perché ma devi riposa, stare, devi non stare al tuo posto. Il canaletto Jesse, non riposa. Non riposa, però ne parliamo dopo. Fammi leggere la classifica. O è stata rinviata la partita... E quindi Jesse, Real non Fieschi, non si fa canaletto rinviata o non disputata per la mancanza di Real Fieschi. Riposa mi sembra sbagliato. Jesse, non stare a anticipare i temi, che sennò... anticipiamo i temi. Ecco, ora andiamo a vedere, riposo. Andiamo a vedere la classifica e spieghiamo tutto questo arcano. Forze Coraggio con... 30 punti, con il Golfo, Prolecco, Camogli e Avegno. Cadimare 29, Valle Scrivia 28, Canaletto 26 con una partita in meno. Colli Ortonovo
26, Goliardica-Polis 25, Marassi 22, Levanto 21, San Margheritese 19, Magrazzurri 17, Little Club James 14, Don Bosco Spezia 11, Bogliasco 8, Valdivara 6 ed ecco che siamo arrivati in fondo alla classifica. Possiamo spiegare perché ha riposato Real Fieschi. Non si sa, nel senso che ufficialmente la squadra ha fatto un comunicato stampa dove dice che la squadra non esiste più. In realtà delle forze politiche si stanno interessando a far sì che il Real Fieschi continui la sua vita calcistica dal punto di vista sportivo. Quindi in realtà la partita contro il Canaletto potrebbe essere solo rinviata. Ma non si rinvia dopo una partita, si rinvia prima, si rinvia il venerdì, il sabato, la domenica mattina, ma non il lunedì o il martedì. Probabilmente è stata rinviata, non lo sappiamo. È stata rinviata, c'è uscito un comunicato dalla federazione che è stata rinviata questa partita. Non lo so, non li leggo ultimamente, quindi non ti so dire, Jess. Mi sembra una... cioè, ambigua. È una cosa ambigua, cioè, questa partita doveva essere giocata... L'anno scorso la Burlando ha rinviato le partite, la federazione prima ha emesso un comunicato in cui le partite erano rinviate, proprio Real Fieschi ha accettato di rinviare. Probabilmente in maniera così repentina sono successi i fatti e quindi magari hanno avvisato il Canaletto e non so cosa si siano detti, Jesse, comunque è un... Non si possono parlare tra di loro, bisogna che tutte le altre squadre del girone sappiano qualcosa. Non è una, si sta cercando di salvare un discorso che comunque, adesso parlando seriamente... Con trasparenza, perché ci vuole trasparenza su tutto, nel senso, questa partita è stata... Che partita è questa rinviata, non giocata? A me va benissimo che la federazione la rinvii. Il sabato dice la partita è rinviata. Allora, ufficialmente il Real Fieschi ha fatto un comunicato che si è ritirato, ufficialmente. Ha fatto un'assemblea dei soci. Ha fatto un'assemblea dei soci e ha mandato un comunicato a tutte le redazioni sportive che non giocheranno più il campionato. Questo è quello che si sa al momento. Non sappiamo se tale documentazione sia stata poi depositata anche in istituzione. Può darsi che il Real Fieschi non giochi questa partita prendolo 3-0 a tavolino, non lo so, capito? È un punto di penalizzazione e poi giocano le prossime. Però mi pare dopo la seconda o la terza partita consecutiva che se non si presentano a quel punto lì. Però questa non può essere non discutere, no. Cioè questa che partita. Noi erroneamente abbiamo scritto una cosa sbagliata questo te ne do atto. Però è la nostra interpretazione che non credo che possa essere quella della federazione e comunque è sicuramente la nostra interpretazione che può essere anche errata. Loro possono aver saltato questa partita, giocano tutte le altre 14 e sono a più che altro, scusate, ma il parco giocatori come è messo? In questo momento qua il parco giocatori è sempre del Real Fieschi, perché poi di fatto quando non c'è il ritiro ufficiale alla terza rinuncia. Quindi in questo momento se la squadra, se la società non dà nulla osta per potersi allenare in altre società, non ti puoi allenare. Quindi è un po' un caso spinoso del quale io non posso parlare per il semplice motivo che non ho la conoscenza necessaria per poterne parlare, come non ne ha nessuno anche di noi. Nulla osta, una società che fa una verbale dei soci in cui dichiara che non esiste più la società, non può più fare nulla osta. Cioè, chi lo fa nulla osta se la società non esiste? A patto che abbia depositato in federazione tutti i documenti per la cessazione dell'attività. E tu lo sai se ha depositato i documenti della cessazione? La cessazione, quello lì, non è. Noi non possiamo dire una cosa che non esiste più dal punto di vista di ASD, non esiste più perché i soci l'hanno chiuso. Poi che ha comunicato a noi federazione è una sua carineria, dovrebbe essere. Poi comunicato. Dovrebbe averlo fatto realmente, l'ha fatto realmente, lo ha ufficializzato. Bisogna vedere che poi sia successo realmente questo fatto. Materialmente. Comunque, non ne siamo a conoscenza. Da Calaci dicono di non far arrabbiare Jesse, è una delle persone più colte di questo calcio, lui le regole le sa e a volte le scrive pure. Gino Grasso si firma. Noi andiamo in pubblicità e rientriamo con i due servizi sperando che non ci risucchino altri minuti dalla trasmissione. Ci sto comunicando.
Sarebbe già stato di per sé il big match della prima di ritorno, il caso Real Fieschi, la classifica ribaltata come in una trasmissione di Alessandro Borghese fanno di Valle Scrivia a Golfo Paradiso la partitissima del girone B di promozione. Questo perché gli uomini di Amirante sono balzati in vetta, quelli di Foppiano inseguono a un solo punto di distanza, una tappa fondamentale per entrambe, gara che praticamente non vive fase di studio perché al decimo minuto una punizione ospite dai 25 metri deviata dalla barriera diventa un assist al bacio per la volée di Canepa, sporco quanto basta il tiro del numero 2, Secondelli non può nulla e la strada è già in salita per i biancoverdi, padroni di casa che reagiscono subito perché 60 secondi dopo l'ultimo arrivato dentici alla palla dell'immediato pareggio, Gaccioli ghiaccia le velleità del numero 10, segue una fase di stallo con i valigiani a cercare di scardinare la rocciosa difesa levantina, intento che riesce però ancora agli ospiti, è il 25esimo infatti quando Pezzi si avventa su un pallone vagante in aria, la difesa locale è morbida, il risultato sul primo palo del numero 8 tremendamente letale e vale il doppio vantaggio golfo, vale anche un contraccolpo psicologico difficile da somatizzare per i padroni di casa che di cui a fine primo tempo non creano grosse occasioni ma reclamano due calci di rigore in due circostanze ai minuti 38 e 45. La ripresa inizia con quelli che potrebbe sembrare un déjà vu perché al quarto d'ora c'è una punizione per il Valle Scrivia che viene deviata dal muro difensivo, questa volta non diventa un assist ma il doppio rimpallo sulla traversa spiana la strada alla rete che riapre la gara perché nella mischia dentro l'area piccola spunta Capitan Cardini che di testa accorcia le distanze, la conclusione di Dentici alta di poco al 24esimo, una chiara dichiarazione di intenti da parte dei padroni di casa, intenti che vacillano un minuto più tardi quando Norito ferma così un avversario lanciato direttamente da Gaccioli, per il direttore di gara non solo è fallo del numero 3 ma addirittura rosso per l'esterno di casa tra l'incredulità del pubblico locale, nonostante l'inferiorità numerica ad avere ancora un'occasione con Dentici alla mezz'ora spaccata è il Valle Scrivia, Gaccioli ancora una volta è sicuro nella presa a terra, ancora Valle Scrivia 5 dal termine, un lancio dalle retrovie mette Molon davanti al portiere, il 19 perde l'attimo, il pallonetto è poco convinto, è il preludio al finale tutto cuore dei padroni di casa che inizia al 49esimo col tiro cross di Mazzolini deviato in angolo da Gaccioli e soprattutto col rigore reclamato da Fassone 30 secondi più tardi, il contatto è troppo lieve ed è l'ultima occasione di un match che premia la solidità del golfo così come condanna negli episodi il Valle Scrivia. Gara ad alta classifica per la prima giornata di ritorno del campionato di promozione Girone B a San Desiderio, si affrontano infatti la Gogliardica e il Forza e Coraggio. Dopo solo 10 minuti ospiti in vantaggio grazie a Naclerio che arpiona una palla al limite dell'area e calcia dove Gianrossi non può arrivare. Rivediamo la prodezza del numero 9 del Forza e Coraggio grazie al montaggio e alle riprese di Alice Lisetti. La Gogliardica replica con Gatto, Mozzacchiodi in due tempi fa sulla sfera dopo un contatto con Bottino. Ma al secondo affondo il Forza e Coraggio raddoppia con Alvisi il quale con un preciso diagonale mette la sfera nell'angolo alla destra della porta difesa da Gianrossi. Purtroppo la disposizione del sole ci fa solo intravedere il replay del bel gol. La Gogliardica protesta per una posizione presunta di partenza irregolare del numero 7 del Forza e Coraggio. A inizio secondo tempo Forza e Coraggio prova a sorprendere la difesa locale ancora con Alvisi che dopo una percussione sulla destra calcia senza inquadrare lo specchio della porta. La replica della Gogliardica con il neo entrato Ranasinghe che prova a mettere in apprensione Mozzacchiodi con questo colpo di testa. 55esimo, la bomba su punizione di Esposito viene disinnescata da Gianrossi. La Gogliardica risponde con la conclusione di Luca De Martini e al 62esimo il Forza e Coraggio rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Stella, reo di questo fallo a centrocampo. Campo. Proteste della Gogliardica per un presunto fallo subito in area ospite, ma le immagini contro sole non ci aiutano a togliere i nostri dubbi. La Gogliardica prova a dimezzare lo svantaggio, il gran tiro di Luca De Martini viene messo in angolo da Mozzacchiodi. Gol che non arriva per la squadra di casa per una serie di motivi, come al 75esimo quando Ranasinghe anticipa Di Pietro per il tap-in vincente mettendo la palla fuori. O come all'80esimo quando Gatto avrebbe l'opportunità di riaprire la gara ma Mozzacchiodi con un colpo di reni strozza l'urlo del gol in gola al numero 9 locale. L'ultima occasione della partita è ancora per la Gogliardica con Filippone ma Mozzacchiodi tira giù la saracinesca e dice di no anche in questa occasione. Vince 2-0 il Forza Coraggio in trasferta sul temibile campo della Gogliardica. La squadra di Mister Gatti ha dato segni di solidità e di organizzazione difensiva anche in inferiorità numerica. La Gogliardica di Mister Dagnino perde per due manesie difensive senza riuscire a rientrare in partita. C'è da lavorare ma la squadra ha ottime individualità. Servizio della Valle Scrivia di Simone Maggi, stranamente, mentre il servizio degli Gogliardica contro il Forza e Coraggio è di Alice Elisetti. Andiamo quindi a vedere quello che è successo, al tuo di tre club è meglio non parlarne, Jesse, perché... No. È stata una partita strana, una partita equilibrata, ha avuto quattro occasioni, l'hanno sfruttata tutte, abbiamo preso un paio di pali, è un momento negativo.
bisogna fare resettare tutto e capire che play-out sono un traguardo, se magari lo raggiungi da qui in punti invece che qua punti, ma un traguardo più importante raggiunto. Quindi alla salvezza crediamo e non può girare sempre tutto storto come girata in qualche partita recente. Questa di oggi poi il risultato non dà, però il 3-2 col Marassi, il 3-2 con Levant, insomma non gira bene, ma noi quando... Non gira bene girano le scatole, dai. Quando non gira bene, però il calcio è una ruota. Oggi abbiamo perso col Genoa, abbiamo perso con l'Isola, è stata una caporetta. E invece con Tommaso, che invece ha vinto col suo Pieve, ha vinto con l'Atletica, mi dicevi che stavi leggendo il messaggio del Real Fieschi. Provando a fare un po' di chiarezza, il comunicato ufficiale del Real Fieschi che è stato deliberato il 7 gennaio dice testuali parole: l'assemblea straordinaria dei soci del Real Fieschi prende atto delle dimissioni inderogabilmente rassegnate dal presidente Andrea Levaggi e vota all'unanimità per lo scioglimento dell'associazione sportiva dilettantistica Real Fieschi, e questo è importante, con immediata comunicazione di inattività della medesima ai competenti organi FIGC e LND. Questo è quello con il comunicato. Arrivano dei messaggi invece più simpatici, ad esempio sì. Abatuccolo che risponde. Abatuccolo risponde, dice: Claudio Bianchi, domani chiederò il tuo deferimento, ovviamente scherzo, grazie degli auguri e un caro saluto a tutti gli ospiti, in particolare al mio capitano della Riva, con tanto di cuoricino. E poi ci chiedono cosa ci fa l'ASEF, dilettantissimo. Saluti. Saluti come stava Claudio, però mi è tutto a posto, va bene. Per il momento tornerete. Saluti da Claudio a Davide e Luca. Due grandi giocatori, un abbraccio e poi un messaggio anche per Tommy. Volevo salutare Tommaso e dirgli che è il numero uno. Saluti da Iudice. Bene, ma quindi aspettiamo poi con Cumo, da settimana sport invece c'è. Generale, noi abbiamo l'altro, insomma, cerchiamo di. Poi siamo tranquilli. Allora, che tira. Esatto. Il settore che tira. Andiamo a vedere la classifica di eccellenza con i risultati di quest'oggi. Abbiamo sei servizi che manderemo in rapida successione uno dopo l'altro, anche se continuano a risucchiarci dei minuti. Noi andremo avanti in preteriti con Sergio Bisio che in regia con noi. Atletic Genova Calcio 2-1, Busalla Riva Samba 0-1, Cairese Ospedaletti 1-1, Campo Morone Albenga 0-2, Imperia Pietra Ligure 1-0, Molasana Baiardo 1-0, Rapallo Rivarolese finale finita 1-1, scusa gioco di parole, Sesti Levante Alassio 4-0. Classifica in testa le tre, insomma, Sesti Levante che sta facendo un campionato a sé straordinario, Albenga e Imperia seconde con 34 punti, esatto, Cairese 28, Campo Morone 26, Busalle, Riva Samba, Paiata 26, Baiardo 23, Genova Calcio, Rapallo Rivarolese 20, 15 punti per Ospedaletti e finale, Athletic Club 13, Alassio 12, chiudono Pietra Ligure e Molassana con 10. Allora andiamo a vedere subito tanto due servizi di questi sei che abbiamo, poi gli altri li vedremo nella seconda fascia. Andiamo a vedere quindi i primi due servizi che dalla regia arrivano, peraltro da vedere molto con attenzione anche Campomorone contro Albenga, dove col Campomorone si lamentano di diverse decisioni arbitrali a loro sfavorevoli. Ma andiamo a vedere i servizi. Sedicesima giornata di eccellenza al Ciccione, si incontrano due ponentine, Imperia e Pietra, simile locazione geografica ma differenti ambizioni in classifica, con l'Imperia alla ricerca dei tre punti per mantenere il passo nell'Olimpo dell'eccellenza e con l'Ospedaletti che al contrario deve necessariamente fare punti per sfuggire all'inferno della bassa classifica. Match che si sblocca quasi immediatamente, infatti dopo un primo colpo battuto da Capra al terzo minuto ne batte anche un secondo al sesto colpendo la traversa, ci pensa allora Donaggio sulla ribattuta a insaccare in qualche modo la rete dell'1-0. Prova allora a reagire il Pietra Ligure al 24esimo, timido tentativo di Gaggero a cui risponde qualche minuto dopo Donaggio con una conclusione dalla distanza che però non impensierisce Berruti. Il primo tempo si spegne insieme alla punizione di Baracco al 37esimo minuto con le immagini di Fabio Molinari. Vogliamo allora al secondo tempo che si apre subito fra le proteste con il Pietra che reclama calcio di rigore per questo fallo sul subentrato d'Arcangelo che il direttore di gara però valuta regolare. Al 55esimo minuto punizione di Sancinito
Pulito che termina di un soffio al di sopra della traversa, pericoloso anche il Pietra al 62esimo minuto con il colpo di testa di Praino, salvato provvidenzialmente dal colpo di testa di un difensore nero-azzurro. L'ultima occasione del match è del solito Capra, che salta il portiere, prova a saltare ancora un difensore, mette in mezzo con Minasso, che però non riesce a finalizzare. E allora finisce così: Imperia batte di misura il Pietra Ligure, tiene il passo di Sestri Levante al Benga, Pietra Ligure risucchiata in fondo alla classifica dalle vittorie di Molassana e Athletic. Vincere, questo l'imperativo per i ragazzi di Mister Solari, per non perdere di vista il Sestri Levante, che ha inflitto due sconfitte consecutive, la prima in campionato, la seconda in finale di Coppa Eccellenza. Padroni di casa reduce dall'importante vittoria casalinga sull'Imperia per 2-0 e cercheranno di ripetersi. Prima della partita viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Angelo Fantino, padre della presidente dell'Albenga Claudia Fantino. Canciani, dopo neanche un giro di lancette, chiamato al miracolo di Salvatore, trova l'imbucata per Scaglia, il suo sinistro viene salvato dal numero 1 sulla linea di porta. Il Campomorone ha due ottime occasioni per passare in vantaggio, prima con Fassone, ma Olivieri chiude in scivolate, poi con il classe 2002 Gualtieri, ma anche in questo frangente fa buona guardia la difesa savonese. Al 33esimo grandissima girata al volo di Galluccio, altrettanto la risposta di Bambino, e poi l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. Due minuti dopo azione da Moviola, Marquez segna sulla punizione di De Simone, ma secondo il guardalinea è fuorigioco e annulla tutto. Guardiamo il fermo immagine al momento del tiro. Al 40esimo sempre dalla stessa posizione Brondi, calcia in mezzo, Canciani respinge male e colpisce fortunosamente Molinari, che insacca il gol del 0-1, contestatissimo dai padroni di casa per un presunto tocco di mano che rivediamo al replay per fare più chiarezza. 5 minuti più tardi ancora un calcio piazzato a creare pericolo, la deviazione della barriera favorisce l'inserimento di Marquez, che stavolta segna regolarmente il gol del 0-2, 5 minuti letali per i savonesi che congelano il risultato al termine del primo tempo. A inizio secondo tempo Grandoni vuole realizzare il gol dell'anno, da casa sua Canciani recupera in fretta la posizione e manda in corner. Al 56esimo accade l'episodio che condiziona il resto del match: la Monica, appena entrato, tira un calcione a Olivieri e lascia i suoi in 10 uomini. A un quarto d'ora dalla fine però Gandolfo ha l'occasione per aprire la partita, Bambino salva i suoi con un gran intervento. L'86esimo Ruffo, dopo una gran discesa, serve il pallone del 0-3 a De Simone, ottima però la risposta di Canciani che tiene in vita i suoi. All'89esimo c'è ancora un'espulsione, probabilmente per proteste, Moro di Novi Ligure manda sotto la doccia il capitano Cappellano, già ammonito. 92esimo occasione campo per trovare il gol della bandiera, il tiro di Bruzzone viene salvato sulla linea e sul proseguo dell'azione c'è un chiaro contatto in aria su Gandolfo, ma l'arbitro lascia proseguire. Riguardiamo anche questa volta il replay per toglierci ogni dubbio. Dopo 6 minuti di recupero c'è il triplice fischio finale, Albenga che rialza la testa dopo la sconfitta del big match. Andiamo avanti quindi con i servizi di eccellenza, poi andremo a vedere parlare, insomma parleremo anche con Gianni Meredina, che insomma l'abbiamo fatto parlare poco e niente. Andiamo a vedere quindi i quattro servizi di eccellenza che mancano ancora. Meredina può giocare sempre contro il Baiardo. Gioca col Baiardo, Meredina vince il campionato. Sì. Andiamo a vedere i servizi. Eccellenza Liguria, Rapallo vuole definitivamente staccare la zona playout distante 5 punti, posto occupato proprio dal finale, che invece è l'obiettivo opposto, si può quindi parlare di scontro diretto, ci si aspetta quindi intensità. Smentita provvidenziale del match, la partita si risolve in una lotta a centrocampo con nessuna delle due squadre veramente pericolosa per i rispettivi portieri. Al 34esimo Vittorio si gira di testa su questo cross, tiro che non inquadra. Occasione anche per il Rapallo, lo scadere, Imeri riceve una palla fortunosa in area e prova a servire Bertuccelli dentro l'area piccola, porta è però attento e non si fa superare. Con questa azione l'arbitro fischia due volte. Risultato che si sblocca all'inizio del match con un rigore. Cambo viene buttato giù in area, Bassi non ha dubbi e fischia il rigore per i bianconeri. Dal dischetto si presenta Imeri che spiazza il portiere, partita che finalmente si sblocca. Zerdi è protagonista nel contrasto ed è costretto a cambiare maglia. Cambio maglia che gli porta fortuna 5 minuti dopo, perché il neo numero 20 stacca in area e porta al pareggio i suoi. Equilibrio ritrovato a marcature aperte. Ancora finale 10 minuti dopo, Cavallone si innalza in area e prova la conclusione di poco alta, ma il finale adesso spinge. Risponde il Rapallo a pochi minuti dalla fine, prima Cambo spreca
spreca alto un'occasione nitida da solo davanti al portiere. E subito dopo con Bertuccelli che si coordina bene ma non riesce a vedere lo specchio di porta. Sfera di pochissimo a lato, ma è ora il Rapallo a crederci di più. Ma non basta, la partita finisce qui. Finisce 1-1, pareggio maturato nel secondo tempo che alla fine non accontenta nessuna delle due squadre. Sfida fra allenatori levantini, quella tra Athletic Club e Genova Calcio. Da una parte mister Mariani di Rapallo, dall'altra mister Corrado di La Spezia. Il fischietto del match è noce di Genova che sancisce l'inizio del match. La prima occasione è per Ilardo della Genova Calcio, ma Bartoletti fa buona guardia e respinge. Poi primo episodio da Moviola in area di rigore, proteste della Genova Calcio per un tocco di mano di Oliva. Rivediamo con le immagini. Poco dopo è l'altro Ilardo del match che prova a scaldare i guantoni di Dondero senza però riuscirci. Allora arriva il primo gol di giornata perché Chiriaco va in cielo, Bartoletti respinge e il tap-in fin troppo facile del numero 8 della Genova Calcio, Massara. Ottimo stacco del difensore classe 2000 della Genova Calcio e poi tap-in di Massara. Poi però arriva la follia di Volpe che entra malissimo su Oliva che è costretta ad uscire. Cartellino rosso inevitabile al minuto 20. Allora ci prova l'Athletic che reclama un calcio di rigore per questo contatto su Ilardo. Calcio di rigore che non viene concesso. Rivediamo con le immagini. Poco dopo è Di Pietro che con la testa sul cross di Bertola prova ad impensierire Dondero senza però riuscirci. Altro episodio da Moviola, Grosso mastica il pallone poi cade in area di rigore, secondo la compagine nero-verde viene atterrato, noce da calcio d'angolo. Rivediamo anche qui con le immagini. Nella ripresa è la Genova Calcio che prova ad impensierire Bartoletti con il destro di Massara, ma il pallone termina a lato alla destra dell'estremo difensore dell'Athletic. Poi Ilardo viene chiuso dal due Cicirello Lembo, pallone che si spegne tra le mani di Bartoletti sul cross di Donato. L'orefice controlla, si gira Di Pietro che calcia in area di rigore, trova il palo e poi la rete, gol da fuori classe dell'attaccante nero-verde ed è 1-1 tra Athletic e Genova Calcio. L'Athletic che prova a trovare il gol del 2-1 ancora con Di Pietro, ma Dondero fa buona guardia, occasione per la Genova Calcio. Ilardo si gira e calcia col sinistro, pallone che termina a lato, arriva il gol del 2-1 dell'Athletic. Contatto in area di rigore tra Grosso e Dondero, non fischia noce sul tap-in Di Pietro. Fa 2-1, rivediamo le immagini del contatto che ha fatto arrabbiare l'estremo difensore della Genova Calcio. Poi il gol è fin troppo facile per il numero 9 nero-verde che segna il secondo gol con la maglia dell'Athletic. Athletic che prova a trovare il 3-1 con Pagano, sinistro che non trova lo specchio. Trova lo specchio ma trova anche le mani di Bartoletti, il sinistro di Lepera. Mentre invece per poco non fa tripletta Di Pietro di testa. Arriva anche l'occasione forse più ghiotta per Lepera che però viene contratto in area di rigore dalla retroguardia dell'Athletic. Lepera che poco dopo prova con un siluro di destro ad impensierire Bartoletti ma non trova la rete. Guardate qua Cicirello, ruba benissimo palla ma davanti a Dondero fa uno scavetto che non gli regala il gol. Cicirello che poi va a terra colpito da Piccarreta, per noce è cartellino rosso un po' severo sinceramente. Fischia poi tre volte il fischietto di Genova, l'Athletic Club batte 2-1 la Genova Calcio. Mister Miledina e Mister Baldi si sfidano in quella che è la prima gara del girone di ritorno. L'Angelo Baiardo cerca di dare continuità al suo campionato, il Molassana deve risalire le zone basse della classifica. È il Baiardo che si rende pericoloso per primo con questa conclusione, para Meneghello. Incursione sulla destra del Baiardo, Briozzo raccoglie un ottimo cross ma spara alto. Ancora ottima giocata dei nero-verdi sulla destra, Provenzano però è sfortunato e non c'entra la porta. Occasione clamorosa al 37esimo per il Molassana che sfrutta alla grande questo contropiede. Lo Pergolo però non riesce ad affondare grazie anche ad un ottimo Biggi. Nel secondo tempo è subito Baiardo, incerti semina il panico sulla sinistra e calcia in porta, Meneghello attento. Al 23esimo occasione clamorosa per Provenzano che però centra il palo. Al 27esimo incerti a tu per tu con il portiere ma Meneghello chiude la saracinesca. Episodio chiave al 32esimo, il Baiardo sbaglia un disimpegno. Ottima combinazione del Molassana che recupera il pallone e Giacopetti trafigge Biggi. 1-0 Molassana, esultanza sfrenata di Giacopetti. Rivediamo il replay, freddissimo qui il numero 18. Poco dopo, brutto episodio a centrocampo. Martin Virgilio è costretto a tirare fuori il cartellino rosso da entrambi i lati.
Molassana e Baiardo rimangono dunque in 10. Giacopetti strattona una maglia a centrocampo e rimedia al secondo giallo, dunque Molassana in 9. Triplice fischio, il Molassana vince 1-0, successo preziosissimo per risalire la classifica. Mine vaganti, nomenclatura che va bene sia per il Busalla che per il Riva Samba, protagonista della sfida del comunale di Sarisola. Partono forti gli ospiti che tra il quinto e il sesto minuto ci provano due volte, prima con Lattin da fuori e poi con Ivaldi lanciato in profondità. La risposta del Busalla si fa attendere, ma arriva al diciassettesimo con una triplice occasione, due legni, prima con Rossi che rovesciato colpisce la traversa, sulla respinta Compagnone ci prova al volo ma il tiro viene respinto, palla che finisce a Moretti, palo dell'ex giocatore del Latina. Al diciottesimo su calcio d'angolo Moretti colpisce al volo ma non riesce a segnare. 60 secondi dopo ancora Moretti a sorprendere Raffo su una punizione da distante, ma la conclusione non va. 40esimo, occasione ancora per il Busalla con Compagnone servito bene in aria, dribbling e tiro, ma Raffo para con sicurezza. Al 45esimo ancora arriva Samba in ripartenza con Righetti servito in profondità, ma il tiro valato. Secondo tempo che mena le danze già dal 55esimo minuto, su calcio d'angolo la spizzata di Rossi esce di un niente. Un minuto più tardi però arriva il vantaggio ospite con Biancato che parte sul filo del fuorigioco e dopo aver saltato Firpo segna la rete che si rivelerà decisiva. Da questo punto però solo Busalla in attacco che però non trova il gol. Al 57esimo Moretti prova da fuori ma il tiro va largo. 12 minuti più tardi Cottellessa tu per tu con il portiere, non riesce ad angolare abbastanza per trovare la rete del pareggio. Al 75esimo esiste una spizzata di Rossi su calcio d'angolo e ancora la traversa, è il terzo legno a dire di no. All'82esimo doppia occasione con Repetto da fuori sulla respinta, Mignacco non riesce a segnare. Al 93esimo Iracci solo in aria di testa non riesce a dare forza al tiro. Corsaro Riva Samba che si aggiudica il titolo di Mina Vagante del campionato. Allora andiamo rapidamente a vedere il campionato di Serie D, siamo quasi in chiusura e il servizio appunto di Fezzanese e Sanremese, dove la Fezzanese vince per 1-0, male Ligure quest'oggi, Real Forte Coicetta 2-3. Caronese Ligorna 4-1, Fezzanese Sanremese come hai detto 1-0, Fossano Calcio Chieri 2-3, Lavagnese Casale 1-0, Lucchese Borgosese 0-1, Seravezza Prato 4-2, Vado Ghivizzano 3-1, Verbania Savona 2-2. La classifica vede in testa il Prato con 35 punti, la Caronese secondo con 34. Sì esatto, insieme ma Lucchese, Sanremese, Casale, Real Forte Querceta 31, Chieri e Seravezza 27, Fossano Calcio 26, Fezzanese 25, Borgosese 24, Savona 23, Lavagnese e Verbania 20, Bra Vado 18, Ghivizzano 17, chiude Ligorna con 16 punti. Bene, andiamo a vedere subito la partita che è il derby che si è giocato tra Fezzanese e la Sanremese. Andiamo a vedere quindi il servizio di Simone Maggi. È un derby ligure di vitale importanza quello del Miro Luperi di Salzana tra Fezzanese e Sanremese. Entrambe le formazioni non sanno più vincere, entrambe le formazioni hanno toccato la vetta della classifica e poi sono lentamente scese gli spezzini fino ai confini della zona playout, i ponenti nei margini di quella playoff. Scalzi a ubriacare la difesa avversaria col suo suggerimento non raccolto da nessuna centroaria e il vantaggio dei padroni di casa. Questi primi frame della gara, i verdi passano con Saporiti al 13esimo che risolve una mischia su punizione da sinistra di Baudi. Gli uomini di Ascoli ci mettono un po' ad organizzare una vera e propria reazione, tanto che il primo pericolo se lo crea da solo la Fezzanese, ma sul retropassaggio di Zavatto Bleve in qualche modo riesce ad evitare quello che sarebbe stato un pasticciaccio brutto. Fase favorevole agli ospiti sulla discesa di Spinosa, alla mezz'ora al pareggio sembra cosa fatta, De Iulis apparecchia bene per la conclusione, il tiro termina incredibilmente alato. E incredibilmente alato anche il mancino di Calderone dal limite dell'area di rigore, a Bleve praticamente immobile. Quattro cambi tra il primo e il secondo tempo per Nicola Ascoli e primo squillo della ripresa di Melodia. Fezzanotta con Baudi che prova a tornare a segnare davanti al suo pubblico ma non inquadra allo specchio della porta. Le immagini di Nico Cosentino ci raccontano di una Sanremese che passata la paura si fa rivedere dalle parti di Bleve. Bleve che per poco non viene beffato da un cross sbagliato di De Montis, la mano del classe 2000 soprattutto la traversa tengono il punteggio invariato. Spinosa alla mezz'ora sgoma e frena in aria, alto però il destro del numero 10 stranamente imprecise sotto porti Matuziani. Il finale ai connotati dell'assedio di Famagosta, a vedere per credere la giocata di Gagliardi che colpisce letteralmente Bleve e la mischia con salvataggio sulla linea dopo il tiro cross di Pippo Scalzi. È l'ultima concitata azione della gara, Famagosta non cade come accade nel 500, la Fezzanese torna alla vittoria dopo 4 turni. Per la Sanremese secondo stop di fila, sconfitta edulcorata da quelle di Prato, Lucchese e Casale. Settimana prossima al comunale arriva la Lavagnese.
Mentre siamo giunti in chiusura, volevo ringraziare Gianni Meledina. Il trend è cambiato da quando sei arrivato, da quando è arrivato Sighieri? È cambiato a pelle soprattutto a questa squadra. C'è un nuovo entusiasmo, sono arrivati ragazzi che hanno voglia, che ascoltano. Abbiamo un grande staff, abbiamo trovato un grande DS. Abbiamo tutti i componenti per risalire questa classifica tranquillamente. Grazie Gianni, ti strappo una promessa, ti voglio la prossima volta in trasmissione perché oggi ti abbiamo fatto parlare niente. Promesso. Grazie a Davide Sighieri. Grazie Claudio. Grazie a Giulia Bartolo che ha condotto con me la trasmissione. Un saluto anche a Tommaso Imparato, Jesse Adamoli e Luca Orero. Noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 20 perché c'è il posticipo dalla Sampdoria, speriamo che non debbano ritracciare delle righe diverse. Noi ci rivediamo appunto con Dilettantissimo. Questa puntata la potete vedere su canale 189 a partire dalle 21.30, se no domani a partire dalle 21.30. Con questo è tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Telenord, tra poco con l'approfondimento di Genoa Sampdoria. Questo programma è stato offerto da SEL Trasporti, via Fiumara 3, Genova.